tecnico Menichini della Salernitana, a cui intanto facciamo in bocca al lupo per i play-out. Vi siete proposti con un nuovo sistema rispetto alla gestione precedente, primo tempo molto equilibrato, anzi quando aggredivate il Pescara davate la sensazione con gli esterni alti del Pescara di poterli colpire lì, poi nel secondo tempo cosa è successo? Nel secondo tempo è successo che noi eravamo anche contro vento nel secondo tempo, abbiamo cercato di giocare, siamo ripartiti, abbiamo avuto anche qualche buona occasione con Jarlov, poi un'altra con Djuric, cioè palle che sono passate avanti la porta, ci è mancata un po' la conclusione, ci è mancata un po' la scelta dell'ultimo passaggio. Quindi, però la squadra si è espressa, ha giocato, non è stata una squadra passiva dove stavamo lì a aspettare l'avversario in base, tutte le volte ci siamo proposti con i terzini, con Lopez, con Casasola, con gli esterni alti, abbiamo cercato di mettere in difficoltà questo Pescara che è una squadra che è 2 anni che gioca assieme, è dotata di ottimi giocatori e ha dei meccanismi già collaudati. Quindi, dica solo una cosa perché dobbiamo lasciarla, la sua opinione sul caso Palermo perché vi riguarda anche da vicino. Guarda, c'ho tanto da pensare a casa mia che non... Però vi riguarda da vicino. Sì, ci può riguardare, riguarda tutti. Io in questo momento non so nemmeno bene come sono andate le cose, quindi preferisco concentrarmi sul lavoro di campo.